Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo a un video haul, veramente mini haul, inerente al marchio Apiarium, ma soprattutto inerente al marchio Neve Cosmetics, perché ho scoperto che il negozio Apiarium, che è vicino a casa mia, è rivenditore ufficiale di Neve Cosmetics ed ha tutta la linea completa: palette, pennelli, blush, anche più nuovi, rossetti, polveri libere, pigmenti, veramente tutto. Per cui anzi vi invito a controllare quali dei centri Apiarium hanno questa caratteristica, perché magari vi potrà tornare utile. Prima di vedere questa mini haul, vi ricordo qui in alto a destra il link al mio giveaway. Mancano solo 39 iscritti all'estrazione dei premi, quindi iscrivetevi perché la meta è ormai vicina. Che cosa ho comprato? Allora, come vi dicevo, quando ho scoperto che Apiarium rivendeva Neve Cosmetics non ho potuto resistere ed ho fatto un primo acquisto. Intanto vi mostro poi che cosa mi è stato anche regalato. Allora, ho acquistato questa bella matita occhi della serie Pastello a un prezzo, devo dire, irrisorio, 4,80 euro, quindi pochissimo. Questa matita che io sono andata ad acquistare, non so se la conoscete, è appunto la Gioia Rosa M017, un colore che a me ha colpito moltissimo. Vi ricordo anche qui il sito della Neve Cosmetics, che è www.nevecosmetics.it. Questa matita è assolutamente una matita bio, per cui controllate anche l'inci magari direttamente sul sito, perché qui è difficilmente visibile. Allora, questa è la mina. Ora sono circa quasi le 6, per cui la luce è un po' fredda e forse non si percepisce appieno che questo è un oro rosa meraviglioso. Io qui ho già fatto uno swatch. È una matita morbidissima, che a me appunto ha colpito moltissimo, morbidissima, per cui si può applicare con molta facilità senza ferirsi su tutta la palpebra mobile, ed inoltre si sfuma molto bene prima, ovviamente se si è abbastanza rapidi, prima che si fissi. Sinceramente mi è piaciuta moltissimo e in questi giorni che verranno la testerò ancora meglio, e qualora mi soddisfi, come spero, vorrei prendere un altro paio di colori, che erano un argento e un oro, che erano meravigliosi. Attenzione invece a quelle matte, perché quelle matte appunto sono leggermente più dure e meno sfumabili di questo, ma dipende evidentemente dalla formulazione. Dopodiché la commessa, vedendo il mio entusiasmo e avendo capito che sono un appassionato del tema, mi ha regalato alcuni tester che velocemente vi vado a mostrare. Allora, innanzitutto mi ha regalato questa crema viso moisturizing, vedete che bel packaging anche, che è priva di parabeni e testata per contro il nickel, diciamo, ed è adatta a pelli da normali a secche. La proverò sicuramente. Ha all'interno estratti di arancio, di miele e dunque anche vitamina C, è assolutamente naturale. Quindi questo tester lo proverò. Qui inoltre vi evidenzio che è Made in Italy e cruelty free, e una durata dall'apertura di 12 mesi. Secondo tester che mi è stato regalato è questo. Si tratta di un'altra face cream, in questo caso anti wrinkle, quindi anti rughe, con essenza olio di muschio rosa, estratto di tè verde, che quindi è perfetto per chi ha la pelle un pochino anche grassa, e olio di rosa canina, Dog Rose, credo che sia rosa canina se non erro. Anche qui abbiamo un cruelty free e 12 mesi dalla data di apertura. Terzo tester che mi è stato regalato è stata questa crema corpo al muschio rosa sempre e all'olio di mandorla dolce, paraben free, all'aroma di vaniglia appunto e mandorla. Ovviamente anche in questo caso abbiamo un tester contenente una crema cruelty free e dalla durata di 12 mesi. Fra l'altro vi ripeto, non so se lo vedete, ma i packaging di questi tester e anche le confezioni finali sono carinissimi. Ma non abbiamo finito qui, mi hanno regalato anche questo tester anti-aging, quindi una crema anti-età, con estratti di melograno, pomegranate, shea butter honey e estratto di calendula,
anche questa la proverò. Anche in questo caso vedete paraben free e nickel tested, quindi stiamo vedendo una serie di creme tutte prive di parabeni e testate affinché, diciamo, si sia verificato che la quantità di nickel sia al di sotto di un certo valore ammesso per legge. Ovviamente non sono creme queste totalmente bio, sono sì prive di parabeni come vedete e sono cruelty free, ma non possiamo definirle appunto né bio né vegane. Ed infine l'ultimo dei tester è questo: si tratta ancora una volta di una crema viso e libera da parabeni e nickel tested, con estratti di propoli e succo di aloe, e questa è particolarmente adatta per pelli da miste a grasse, quindi questa forse è quella più adatta a me. Anche in questo caso, come immaginiamo, sì, cruelty free e una durata di 12 mesi. Queste ragazze, come vedete, sono tutti i tester. Devo dire, ripeto, anche molto carino la gamma di colori. Questa era la matita che avevo preso della Neve Cosmetics a 4,80 euro, e vi saluto ragazzi. Questo era un breve video solo per appunto aggiornarvi su quanto sta accadendo qui. Ciao.